Benvenuti. Oggi per Bastia Dintorni parleremo di politica e lo faremo insieme ai quattro candidati a sindaco di Bastia Umbra che sono qui con noi e saluto, buonasera. Buonasera. I candidati sono quattro, ve li presento partendo chiaramente in più lontana ma in ordine alfabetico, la dottoressa Katia Degli Esposti, la professoressa Paola Lungarotti, il professor Lucio Raspa e la dottoressa Laura Servi. Buonasera ancora. Vorrei appunto ricordare che la dottoressa Katia Degli Esposti è appoggiata dalla Lega, è presentata dalla Lega e anche dalle liste degli esposti sindaco e insieme per Bastia. La professoressa invece Paola Lungarotti è appoggiata dalla lista Paola Lungarotti sindaco, Bastia Popolare, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il professor Lucio Raspa invece nasce dalla lista Impresa e Sviluppo per Bastia, segue Alleanza Civica Bastia, appoggiato anche dal Partito Democratico di Bastia e da Bastia per Te, quindi da tre liste civiche e una politica. E infine la dottoressa Laura Servi, Laura Servi portavoce sindaco per il Movimento 5 Stelle. Iniziamo con la dottoressa Katia Degli Esposti, che conosciamo perché ha salito le scale del municipio di Bastia per due consigli, quindi per due, esatto, e quindi partiamo, insomma, ho visto in questi giorni i vostri programmi e partirei dalla riqualificazione del territorio, infrastrutture e viabilità, perché sono temi che più o meno anche gli altri candidati trattano, anche se diciamo in particolar modo la dottoressa Degli Esposti mette al primo posto, forse anche per esperienza. Allora, grazie, buonasera a tutti. Parto non ragionando in modo diretto su quello che è il primo argomento da lei proposto, ma voglio un po' ripercorrere quello che è stato il mio percorso all'interno dell'attività amministrativa. Io sono diventata consigliere nel 2009, come diceva lei, e poi nel 2014 sono entrata in giunta, quindi un periodo di tempo sufficiente che mi ha permesso di capire quali sono le responsabilità di questo ruolo pubblico, che mi ha concesso anche di avere una visione a 360 gradi di quelle che possono essere le problematiche complessive da affrontare, e mi ha anche in qualche modo introdotta a quello che è il rapporto con il cittadino, un rapporto con il cittadino a cui noi vogliamo dare veramente rilevanza all'interno della nostra previsione di progetto per la città. Quello che io ho toccato con mano, forse anche a causa delle deleghe che ricoprivo, io ho avuto le deleghe ai lavori pubblici, alla polizia locale, alla viabilità, alla sicurezza, quindi tutte deleghe che in qualche modo mi hanno portato direttamente a contatto con il cittadino. Una prima cosa che ho riscontrato è quella che oggi in qualche modo è sotto gli occhi di tutti, quella lontananza dei cittadini verso la politica e quell'insofferenza che i cittadini hanno di fronte a quelle promesse che non vengono mantenute. Quindi io, come persona che mi propongo per la guida di questa città, mi pongo come obiettivo quello di riconquistare la fiducia di questi cittadini, lavorare per fare in modo che i cittadini abbiano ben chiaro che la politica è a servizio della città, della comunità, e quindi che loro capiscano bene che il mio progetto nasce innanzitutto da recuperare questo rapporto che è fondamentale, e anche la mia coalizione condivide in qualche modo questi progetti basati sull'ascolto, basati sulla partecipazione, basati sulla condivisione. Ecco, a questo punto passerei anche alla professoressa Lungarotti la parola, perché abbiamo così
facciamo questo cappello, ecco, perché vi presentate? A questo punto cambiamo un po' domanda, professoressa, visto che la dottoressa degli esposti, insomma, giustamente ha voluto precisare il suo ruolo e quindi anche la motivazione per cui si sta presentando, quindi a lei la parola. Sì, grazie. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. In effetti anche per me è stato un onore poter poi, ecco, rappresentare in questa campagna elettorale l'amministrazione uscente. Io sono stata chiamata. La mia coalizione è costituita, sì, ricordiamo, da movimenti... un attimo ai nostri, sì, spettatori, scusi se la interrompo, che è da un anno che è assessore alla cultura, sì, ha sostituito di più, un po', sì, di più l'assessore Claudia Lucia, e quindi, certo, sì, diciamo, sì, che sì, è da un anno che, come dire, certo, la, io sono stata chiamata a rappresentare quindi deleghe per quanto riguarda la cultura, l'ente Paglio, le pari opportunità, le politiche giovanili e scolastiche. È stato un lavoro molto interessante, indubbiamente è stato un lavoro che poi fondamentalmente mi ha riportato dentro la macchina amministrativa. Per 42 anni ho vissuto nella scuola, per gli ultimi 15 come dirigente scolastico, quindi questo comunque mi ha permesso di poter toccare dal punto di vista proprio organizzativo e gestionale quello che è la macchina pubblica. La macchina pubblica sappiamo molto bene che, a differenza di quella privata, ha sia delle grandi risorse come delle grandi, no, difficoltà. Quindi, certo, lavorare su queste chiavi di lettura, su queste chiavi di interpretazioni, per me comunque è sempre stato qualcosa di alquanto interessante, molto predisposta sotto questo aspetto. La coalizione che mi rappresenta indubbiamente mi ha chiamato a rappresentare quindi il prossimo cittadino, il primo cittadino sindaco del comune di Bastia, e come le dicevo prima mi sento particolarmente onorata, ma anche particolarmente responsabilizzata, perché la consapevolezza comunque di un ruolo così importante, che non è unico ma certamente primus inter pares, porta a riflettere in maniera approfondita del senso del perché dobbiamo comunque gestire, coordinare e promuovere questa vita della città. La città comunque è come una grande comunità, e vivere nella comunità significa certamente rappresentarne le istanze, promuoverle, sostenerle, valorizzarle e certamente sempre rispettarle, a partire da quello che, bene, sono, non solo da quello che vorremmo che diventasse. Bene, allora professor Raspa, lei invece è stato chiamato... Diceva Paola Lungarotti, io sono stato chiamato non dall'amministrazione uscente, ma sono stato chiamato, direi a gran voce, da una serie di persone che ritenevano fosse necessario collocare nella parte, diciamo, del centro-sinistra una coalizione molto ampia che potesse, come dire, ascoltare le esigenze della gente per poter poi elaborare un programma di amministrazione. Sono stato chiamato in particolare dalla nostra lista impresa e sviluppo, quella che ormai volgarmente è chiamata la lista dei commercianti o delle partite IVA, insomma, una serie di soggetti che stanno nel mondo del commercio e della piccola imprenditoria e che sentivano la necessità di schierarsi in prima persona rispetto ai disagi che stavano e stanno vivendo per quanto riguarda la loro collocazione e il loro lavoro. A questa chiamata poi si è unita Alleanza Civica, che è, sì, una lista, diciamo, di sinistra, poi si è unito il Partito Democratico e infine Bastia per te, che conosciamo perché, certo, comunque è stata la lista che di fatto era in campo anche 5 anni fa. Io sono stato chiamato proprio perché qualcosa dall'altra parte bisognava, come dire, pur fare, e bisognava soprattutto aggregare una serie di sensibilità, una serie di principi, una serie di valori che secondo noi e secondo chi mi ha chiamato erano stati ampiamente disattesi, sia nel modo, nel metodo che nei risultati da parte dell'amministrazione uscente. Quindi noi ci collochiamo naturalmente, come si suol dire, dall'altra parte, all'opposizione, noi naturalmente, sì, ci collochiamo in maniera alternativa rispetto all'attuale amministrazione e siamo portatori di principi, di interessi, di idealità,
di che abbiamo raccolto proprio come esigenza da parte della gente, e stiamo raccogliendo in questi giorni di campagna elettorale. Quindi una coalizione ampia che ha ritenuto che potesse essere io la persona che la potesse, come dire, guidare verso questa missione di alternativa rispetto all'attuale amministrazione. Bene, a questo punto io passerei la parola alla dottoressa Laura Servi, che è, diciamo, una bastiola d'adozione, perché è originaria di Spoleto, se non sbaglio, rappresenta, appunto, è candidata per il 5 Stelle. Insomma, come mai questa avventura, dottoressa Servi? Buonasera a tutti, ringrazio dell'opportunità. Circa le mie origini, non si tratta di stabilire da dove si proviene, quanto piuttosto di valorizzare quello che è il valore aggiunto della persona per Bastia. Io vivo a Bastia da 10 anni, ho amato subito questa città e naturalmente desidero che questa città diventi sempre più vivibile, sempre più bella, decorosa e veramente al servizio dei cittadini, soprattutto per mio figlio e per quelli che hanno la sua età. Mio figlio è un undicenne, quindi la mia candidatura nasce chiaramente dalla espressione del nostro meetup, perché noi siamo sempre stati fra la gente, in piazza. Il movimento nasce nelle piazze proprio perché le persone non si riconoscevano più né a destra né a sinistra. Le idee o sono buone o sono cattive, punto. Non l'ho detto io, ma l'ha detto uno dei nostri fondatori, che è Gianroberto Casaleggio. Sono altresì del parere che il servizio ai cittadini debba sempre guidare la nostra azione e il nostro pensiero. Bene, bene, è stata molto breve e concisa, però siccome ci avanza un minuto, io vorrei un attimo anche approfondire la sua storia, il suo curriculum, visto che conosciamo, si è presentata la dottoressa degli Esposti, la professoressa Lungarotti la conosciamo, è stata appunto attiva a Bastia, il professor Raspa lo stesso, insomma, lei è una libera professionista, è laureata in mediazione linguistica, quindi è una che conosce molto bene. Sono un'interprete e traduttrice. Allora, atteso che sono stata libera professionista fino al 2017, poi ho scelto di diventare operatrice dei servizi museali di accoglienza turistica per il comune di Assisi, poiché il contatto con le persone, con il pubblico, rappresenta per me una dimensione adatta nella quale mi riconosco. Nel mio percorso professionale ci sono sempre stati, appunto, rapporti commerciali, export, import per aziende medie, aziende un pochino più grandi, e anche quando sono stata scelta per fare la segreteria artistica del maestro Giancarlo Menotti, che fondò il Festival dei Due Mondi, di Spoleto. Bene, 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 quindi la cultura brulica qua tra i nostri candidati, perché insomma il livello devo dire che è molto alto, perché siete sempre comunque tutti molto impegnati, devo dire. A questo punto, tornando al discorso dei programmi, e rimandiamo il microfono alla dottoressa degli Esposti, io insisterei a questo punto e seguirei la fine del discorso che ha fatto la dottoressa Servi sulla cultura. Non vorrei andare di palo in frasca, però a questo punto seguiamo questo filone, insomma, perché di cultura la dottoressa degli Esposti ne parla nel suo programma? Sì, certo che ne parliamo, anche se io vengo dai lavori pubblici e quindi è chiaro che probabilmente, no, nel mio programma ho dato molta attenzione a certi aspetti che riguardano il territorio, certo, che sono stati anche accennati dalla candidata Servi, no? Quindi parliamo di decoro e di bellezza del territorio. Ma per quanto riguarda la cultura, presentiamo un programma importante, perché noi vogliamo fare in modo che la cultura sia una cultura di qualità, oltre a dare la massima attenzione a tutto quello che il nostro territorio riesce a produrre, e lo abbiamo visto. Abbiamo delle testimonianze importanti che vengono dalle associazioni, vengono anche da soggetti privati per materie che
le più disparate, insomma, dalla storia alla letteratura, alla musica, anche alle attività enogastronomiche. Noi pensiamo che comunque Bastia debba in qualche modo puntare su un qualcosa di importante che riesca ad attrarre visitatori anche dai territori esterni. Quindi una nostra prima proposta riguarda l'ideazione di un festival che ha come tema principale quello della recitazione e dell'arte di strada, che in qualche modo coniuga un po' quella che è il nostro evento culturale più importante, che è quello dell'Ente Palio. Quindi certo, diciamo un'attività che in qualche modo faccia sinergia con il nostro evento culturale più importante. Oltre a questo riteniamo opportuno ripristinare il cartellone di Bastia Estate, una serie di proposte che in qualche modo rivitalizzano la città durante il periodo estivo, con delle programmazioni che possano in qualche modo accontentare, no, le esigenze diverse, perché in qualche modo il nostro territorio è un territorio che è composto, no, da vari aggregati che quindi possono avere delle necessità diverse. Certo. Un'attenzione particolare vogliamo dare anche all'associazione Unilibera, che credo abbia prodotto un'attività importante e rispetto alla quale noi vogliamo dare massimo supporto, cercando anche di individuare una nuova sede per potervi permettere di gestire meglio le proprie attività. Un altro aspetto che ci piace in qualche modo evidenziare è il fatto che abbiamo individuato dei punti importanti del nostro territorio attraverso cui effettuare questi eventi e vivacizzare la città. Uno fra tutti, che per noi riveste una particolare importanza, è per esempio il verde di Viale Giontella, un posto che in qualche modo identifica Bastia, un giardino all'italiana che purtroppo io nella mia legislatura precedente non sono riuscita ancora a riqualificare, perché quando io sono arrivata veramente le attività di manutenzione straordinarie erano rilevanti, venivamo da anni e anni di trascuratezza in tutti i settori, dal verde alle strade agli edifici pubblici, e questo per noi è un obiettivo importante, perché riteniamo che quello per esempio possa divenire un luogo in cui le attività culturali di Bastia possono essere veramente in un contenitore privilegiato per tutta, certo, la città. Professoressa Lungarotti, sì, stessa domanda anche nel, grazie, suo programma. Ma la cultura, anzi, sì, io ho notato che è uno sfondo integratore, il concetto, sì, di cultura, esatto, che cultura noi abbiamo del lavoro, voluto, cultura, sì, del turismo, cultura e sport, c'è sempre anche questa perché cosa. In effetti il concetto, quale ruolo attribuiamo alla cultura è ben altro rispetto a una serie di azioni che uno può realizzare nel proprio programma. Cultura per noi è tutto quell'insieme di valori, di tradizioni, di anche abitudini che caratterizzano una determinata comunità. Tant'è che abbiamo aperto il nostro programma proprio con questa frase di Bartolomeo Sorge: nessun progetto, nessuna proposta sociale si può elaborare, né tantomeno si può tradurre in pratica e trasformare in programma politico, se manca il fondamento di una cultura politica comune. Quindi cultura è comunque quell'insieme che ti rende, che ti dà identità, che ti dà la possibilità pertanto di vivere la città non solo come un luogo fisico, ma come io spesso lo definisco anche un luogo metafisico, cioè quindi un luogo carico anche di benessere. Sì, in effetti ci sono tante cose da fare, ma io dico, come la buona, il buon padre di famiglia, tutto e subito non è possibile. Bisogna avere il buon senso, bisogna avere una capacità di programmare nel tempo quelle che sono le priorità e fare anche delle priorità una scala di valori. Quindi abbiamo realizzato in 10 anni una serie di, quindi, anche opere che per poter ridare a Bastia quell'identità anche dal punto di vista strutturale e infrastrutturale, oggi possiamo cominciare a lavorare verso quel tema comune che rende la cultura veramente quel tessuto connettivo e collettivo della nostra città. Sfogliando il programma, guardi, è inutile, cioè è inutile, non vorrei veramente elencare la varie serie di iniziative che già abbiamo predisposto, ma vorrei
vorrei legare veramente il concetto di cultura dove lei lo vede tracciato dappertutto, quindi cultura del territorio, cultura e marketing, cultura dello sport, cultura dell'organizzazione, e forse questo è uno dei temi più innovativi sotto certi aspetti, cultura dell'ambiente, cioè noi dobbiamo recuperare quella dimensione che non ci lascia solo dei soggetti dentro un contesto, ma ci rende anche capaci di poter interagire in questo contesto producendo cultura oltre che trasmettendo cultura. Quindi se poi dovessi entrare nello specifico, ha un potrei... minuto di tempo, lo può fare. Sì, bene. Allora, tra le tante iniziative certamente noi abbiamo già sperimentato questa collaborazione, questa possibilità di integrazione col centro fieristico, una prima sperimentazione che certamente va corretta, va migliorata, è stata quella del fuorisalone, come l'abbiamo chiamato noi nel periodo dell'Agriumbria, quindi la fiera delle spezie nel centro Bastia, con questo collegamento che sarà ancora più possibile quando finalmente avremo, no, delle condizioni anche dal punto di vista del recupero. Prego, siamo in una biblioteca. Ecco, bene, ecco, è viva, e è questa viva, è una cosa importante, e qui è cultura anche questo. Quindi per dirle, ma altra cosa importante che noi ci teniamo, è da tempo che ci sto ragionando, ho provato a ragionarci anche con l'Associazione dei Commercianti, con altri soggetti della vita cittadina e civile. L'agenda della città, è importante che Bastia si dia una metodica e possa quindi finalmente costruire un'agenda dove inserire gli eventi fissi importanti, determinanti, certo, quale quello che a cui accennava la collega, certo, il Palio di San Michele Arcangelo, certo, il Palio Open, perché ne abbiamo tanti, esatto, altri, esatto, il esatto. Palio è tutto, è Palio e Bastia sotto certi aspetti, ma altra cosa è anche pensare di ragionare in termini di fuorisalone, pensare di ragionare in termini di iniziative fisse che si ripetono, certo, mesi dedicati alle arti, mesi dedicati alla musica, sì, tutta sì, la, sì, quella sì, possibilità che rende, tant'è che mi permetto, questo lo devo riconoscere per la grande disponibilità da parte anche degli uffici cultura, noi in un anno abbiamo realizzato, programmato e quindi vissuto ben più di 100 eventi solo a Sant'Angelo. Bene, professor Raspa, come insomma lei non è stato nell'amministrazione fino adesso, però conosce bene il territorio, sì, si sarà fatto un'idea, professore, a 4 minuti di tempo. Il fatto, prego, di non essere nell'amministrazione fino adesso di fatto mi impone di chiedere chi c'è stato. Tutte queste cose poi di fatto sono state fatte in maniera sporadica, in maniera, come dire, a macchia di leopardo, non con una visione globale della situazione. Perché poi quando si parla di cultura, se ci mettiamo anche il K, è chiaro che hanno ragione le nostre competitor, è chiaro che riguarda molti settori che si connettono intorno al concetto di cultura. A me sembra che un elenco piuttosto arido di cose da fare o un elenco piuttosto arido di cose già fatte, di fatto non incida su una visione globale del concetto di cultura. E quando dico visione globale e non manifestazioni a spot oppure occasionali, mi riferisco per esempio a due o tre elementi fondamentali. La cultura comincia anche dalle scuole, dai bambini. Noi abbiamo problemi in alcune scuole di questo comune, noi abbiamo un problema nella scuola media, un sovraffollamento che non ha risolto la scuola di 25 aprile che dovrebbe essere di prossima inaugurazione. Noi abbiamo un problema di natura strutturale in alcune scuole, noi abbiamo dei problemi. Allora quando parliamo di grandi manifestazioni, anche noi le abbiamo messe in programma, come diceva Katia degli Esposti, manifestazioni di qualità. Manifestazioni, ecco, alte, vada nello specifico, nobile, che partano professor, per esempio in una visione globale, per esempio dalla ristrutturazione della piazza Mazzini, perché noi vorremmo collocare queste manifestazioni attrattive, calendarizzate, di qualità, per esempio a partire dalla ristrutturazione del centro storico.
Questo per esempio è già un nostro obiettivo, per evitare proprio di fare le cose a compartimenti stagni. Perché rivitalizzare il centro? Rivitalizzare il centro vuol dire, secondo noi ci siamo anche impegnati, almeno nel primo anno di legislatura, di cominciare a lavorare alla piazza Mazzini. Ecco, rivitalizzare il centro significa far diramare una serie di iniziative anche di natura culturale che possono poi di fatto avere nella rivitalizzazione del centro storico la loro sede. Ma mi riferisco anche ad alcune cose, prima dicevo le scuole, le librerie. A Bastia in due anni si sono chiuse 3 librerie. Ci sono dei progetti nazionali di convenzione, ANCI, Associazione Librai, che permettono anche alle amministrazioni di poter tenere aperte le librerie, che comunque sono un segnale di cultura. Quindi ricominciare dal basso rispetto a questa impostazione del concetto di cultura, che è un concetto molto nobile, molto ampio, molto interagente, ma che comunque deve avere le sue basi di partenza e deve avere la visione di un insieme di prospettive e di impegni da assumere, di fatto secondo noi è quello che la gente che sentiamo in questo periodo ci viene a chiedere. Non so se ho ancora un po' di tempo, non vorrei che si eludesse che il territorio di Bastia è fatto anche da 2 frazioni. Io vengo da una frazione, sì, da una delle due. Lei viene da Costano, parliamo di cultura. È fatto di territorio e di quartieri, di periferia. Quindi noi abbiamo messo nel nostro programma, per esempio, anche la costruzione di reti che possano interconnettere le varie manifestazioni culturali anche dei quartieri e anche delle frazioni, in modo tale che possiamo vedere questa cosa dal punto di vista, come dicevo io, di insieme. Un'ultimissima cosa, visto che è stato citato il Palio, noi abbiamo inserito una risorsa che potrebbe essere quella formativa e professionalizzante per i rionali, cioè se i rionali esprimono all'interno del loro Palio delle potenzialità dal punto di vista teatrale, dal punto di vista letterario, dal punto di vista vario, di arte varia, potrebbe essere un incentivo anche potergli costruire intorno una attività formativa orientata alla professione. Bene. Laura, servi. Dunque, giriamo sì, il a proposito di frazioni, ad esempio, noi siamo stati protagonisti dell'iniziativa Piantiamo Bastia alla Scuola di Musica di Costano, dove appunto abbiamo piantato degli alberi e presto andremo ad allestire l'impianto di irrigazione per far sì che queste piante crescano. E la nostra idea, ad esempio, è di valorizzare questa scuola di musica, che è una fucina, una culla per tanti bambini, per tanti ragazzi, perché la musica è una sicuramente delle arti più nobili. E infatti noi abbiamo nel nostro programma l'intenzione di creare un'arena, un parco musicale lì a Costano, perché insieme ai nostri alberi ci siano iniziative mirate che aiuteranno appunto sempre più giovani, sempre più bambini ad essere avvicinati a questa bellissima possibilità, che è quella di suonare, che è quella di cantare. Questo chiaramente consentirà anche a tanti genitori che attualmente io vedo partecipare, ad esempio, perché ho mio figlio che canta nel coro e conseguentemente vedo quanto trasporto, quanta passione ci mettiamo tutti noi, e questo è uno dei punti. Parimenti sono anche del parere che il Palio di San Michele, che è il marchio di Bastia, esattamente, se andiamo a Magione, cioè all'Occhiello, diciamo, o a Castiglion del Lago, non lo conoscono. Allora, perché non creare un museo del Palio di San Michele, che è una cosa tipicamente bastiola, con tutte quelle che sono le arti della creatività, delle officine, delle sfilate, dei costumi, della coreografia, della coreutica, della musica, che hanno reso appunto questa festa così bella
anche per me che non ho partecipato da rionale, ma ho sempre appunto visto gli spettacoli in piazza e la Lizza e tutto quello che è appunto questa che bellissima gira, festa, certo, che deve vivere non solo a settembre ma tutto il resto dell'anno. Pensiamo alla possibilità del turismo esperienziale, se attraverso la creazione delle officine creative, perché attualmente i rioni sono arrangiati alla bella e meglio, sappiamo in che condizioni sta Sant'Angelo, per citarne uno, ormai da 5 anni con... Sì, diciamo che ogni rione ha un po' le proprie problematiche. Vabbè, diciamo che la più macroscopica è sicuramente la situazione del Sant'Angelo, che ha visto scoperchiata la propria sede da una tromba d'aria e che è ancora lì nell'attesa degli eventi, quindi va da sé che una soluzione vada trovata. Pertanto, diciamo che i rionali si arrangiano abbastanza bene, ci sono, ogni rione ha dei problemi di bene, sicuro, bisogna bene, risolvere. Ma come amministrazione, penso che come amministrazione bisogna fornire chiaramente maggiore supporto, perché queste sono iniziative dei cittadini. I cittadini sono al centro, noi ce li portiamo tutti dentro al Consiglio Comunale, tutti bene, quanti, uno per mano. E le officine creative, ad esempio, parlando di turismo esperienziale, come dicevo prima, potrebbero diventare un'occasione anche per chi magari viene a visitare la vicina Assisi, di andare a vedere come si fa il palio, e magari una bellissima, diciamo così, virgolette, gara, anche se di gara non si tratta, con l'allestimento delle vetrine, perché il professor Raspa parlava di rivitalizzazione della piazza. Bene, come la facciamo questa rivitalizzazione della piazza? Noi siamo del parere, ad esempio, che la piazza vada rivitalizzata con la rivalutazione e l'incentivo a quelli che sono i negozi di vicinato, i negozi di prossimità, non i centri commerciali che nascono morti. Ecco, questo è un po' sostanzialmente quello che è il nostro pensiero. Bene, a questo punto io darei la parola alla Katia degli Sposti e le do anche carta bianca. Sì, perché siamo partiti dalla cultura, ma poi ma diciamo noi siamo come dire, una delle cose più importanti che noi interessa è quella, la cultura. Anche io vado un po' a braccio, rispondendo un po' anche alle sollecitazioni che ho ricevuto. Lucio parla di cultura e poi va a finire nell'ambito degli edifici scolastici. Esatto, adesso io credo di aver portato avanti i più grandi interventi sugli edifici scolastici degli ultimi 20 anni, con la riqualificazione strutturale e anche funzionale della scuola media, della scuola Don Bosco, della scuola di Costano, della scuola Ospedalicchio. Ho lasciato questa amministrazione con l'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione energetica, sempre della scuola media, della Don Bosco e di Ospedalicchio, dove sono previsti la sostituzione di tutti gli infissi, cappotti, impianti termici, impianti che valgono tanto, e progetti che io ho fatto portare avanti perché ho capito in questa mia esperienza amministrativa che la cosa più importante che l'amministrazione deve fare è produrre progetti, perché poi attraverso questi riusciamo ad intercettare quelle risorse che normalmente non troviamo a disposizione nella gestione di parte corrente e degli investimenti del nostro bilancio. Questi progetti sono lì pronti per intercettare le risorse attraverso il conto termico, attraverso bandi regionali, quindi credo che molto sia stato fatto sugli edifici scolastici, e con grande soddisfazione nel momento del terremoto ho avuto colleghi di Paola e anche di Lucio che qui a Bastia, insomma, hanno fatto presente come da questo punto di vista l'amministrazione aveva lavorato nel migliore dei modi. Parliamo di centro storico. Anche per noi è importante lavorare sul centro storico di Bastia, ma in generale anche su quello delle frazioni. Parlando delle frazioni, noi ipotizziamo proprio una delega che si occupa delle frazioni in modo diretto, perché un'altra cosa che io ho riscontrato nella mia esperienza è che in qualche modo comunque le frazioni si sentono lontane rispetto al centro e si sentono anche lontano rispetto alle attività dell'amministrazione. Per il centro storico di Bastia noi abbiamo un progetto che riteniamo importante, che abbiamo voluto chiamare Zona Viva, che consiste proprio in una definizione anche planimetrica, diciamo, di quello che costituisce il centro storico di Bastia.
rispetto al quale vogliamo intervenire sia con interventi di riqualificazione oggettiva della struttura. Io ho già cominciato l'intervento di recupero attraverso la riqualificazione dei vicoli e dell'auditorium di Sant'Angelo. Quello che vogliamo ottenere è riportare i residenti e le attività artigianali e commerciali dentro questa zona. Una zona che dovrà rivivere attraverso sicuramente una programmazione di fiscalità ridotta sia per i residenti che per queste attività, attraverso un intervento in cui l'amministrazione si renda in qualche modo guida per, come posso dire, tornare a far vivere tutti quei locali che oggi sono completamente chiusi e abbandonati. Quindi in qualche modo fare in modo che attraverso un dialogo dove l'amministrazione si propone, no, come elemento di riferimento per questi proprietari, cercare di convincerli magari ad affittarli a dei canoni molto vantaggiosi per attività anche a favore, no, di aziende composte da ragazzi giovani che in qualche modo vogliono intraprendere un'attività ristorativa, un pub, un ristorante o anche, perché no, attività legate ai mestieri. Per quanto riguarda anche il discorso delle politiche del lavoro, è nostra intenzione facilitare la possibilità di formazione per le attività artigianali, perché abbiamo riscontrato nel confronto che abbiamo avuto con l'associazione artigiana che manca, cioè ci sono delle aziende artigiane che fanno fatica a trovare delle professionalità, certo. E quindi credo che da parte nostra ci sarà molta attenzione verso questo argomento per un settore, quello artigiano, che è molto importante nel complesso economico di Bastia ma anche della regione. Le imprese artigiane rappresentano circa il 20% delle attività economiche del nostro territorio, quindi anche rispetto a questo vogliamo avviare una programmazione per quanto riguarda la possibilità di formazione dei mestieri, fondamentalmente dei mestieri. Ci sono anche appunto la regione, la comunità europea, ci sono tanti bandi per questo. Basta anche sfruttarli. Il concetto di progettazione che tutti normalmente coniughiamo con le opere pubbliche in realtà deve essere esteso anche a tutti gli altri ambiti, quindi al settore cultura, quindi progetti culturali, certo. Al settore sociale e anche alle politiche del lavoro, perché questa è l'unica strada per andare a intercettare quelle risorse che altrimenti oggettivamente mancano. Benissimo, professoressa Lungarotti, sì, io ho dato più spazio, cerco di cronometrare. Benissimo. Professoressa, si può tranquillamente inserire in questo punto del programma se chiaramente. Grazie. Lei ne ha. Sì, mi fa piacere che quello che ho sentito fino adesso è più una continuità con quello che ha fatto l'amministrazione uscente rispetto alla discontinuità che si dovrebbe poi proporre qui in sede, no, di campagna elettorale. In effetti la collega ha ricordato che come amministratrice, e io direi aggiungiamo anche in seno alla giunta comunale ancora guidata dal sindaco Stefano Ansideri, sono stati raggiunti veramente dei grandi obiettivi. Solo per le scuole, per ricordare un pochino al Lucio che forse ha bisogno di più dati, solo per le scuole abbiamo speso in questi 10 anni 8.100.000 euro, e non è poco rispetto ad altre realtà dove fondamentalmente le condizioni sono ancora difficili. Forse, ecco, Lucio Raspa si riferisce all'unico dei problemi rimasti irrisolti, che è quello della scuola media qui a Bastia Umbra, perché indubbiamente è un'unica sede abbastanza. È un'unica sede, certo, con però quanti, ecco, studenti, dobbiamo ricordare che con Lucio Raspa noi abbiamo ottenuto la possibilità di ragionare nei due istituti, nei due comprensivi, Bastia 1 e Bastia 2. Lavorare, certo, su due comprensivi, Bastia 1 e Bastia 2, certamente, come le dicevo prima, non è cosa semplice e facile, né tantomeno con un colpo di bacchetta magica. Quindi il primo stralcio l'abbiamo realizzato, e dico lo abbiamo tutti noi amministratori. Eccoci, inaugureremo a maggio proprio la scuola di 25 aprile. Questo ci permetterà di lavorare anche ad effetto domino su una rivalutazione delle sedi che rimarranno vacanti per attività, per progetti di forte significatività, in particolare sulle politiche giovanili. Basta andare a vedere il nostro programma, il coworking solidale e quant'altro, ma certamente un altro
aspetto fondamentale, che partirà il secondo stralcio, dopodiché è chiaro, il comprensivo Bastia 1 e il comprensivo Bastia 2 potranno veramente avere compimento. Diversamente sarebbe solo uno step. Sì, poi, cioè, insomma, i tempi non saranno brevissimi, professoressa. I tempi non saranno brevissimi, ma nemmeno tanto lontani, anche perché indubbiamente quella, la scuola di 25 aprile non è una scuola tra le tante, ma innovativa sotto tutti gli aspetti. Ecco, no? Ricordiamo quindi ai nostri spettatori che la scuola di 25 aprile accorperà la scuola materna, questa scuola di 25 aprile accorperà la scuola primaria di Bastiola, la scuola primaria di Cipresso e la scuola primaria di 25 aprile. Esatto, ok. E quindi questo è un aspetto. Poi il secondo, per noi obiettivo prioritario, è quello di ampliare la scuola dell'infanzia di 25 aprile per portare le sezioni di Bastiola e quindi non lasciarle isolate. E poi ragionare con l'ultimo step, che sarà la scuola media. Certo, come le dicevi, ci vogliono, però abbiamo semplificato e adesso noi possiamo veramente dire finalmente ce l'abbiamo fatta, perché di questa scuola di 25 aprile se ne parlava non nella legislazione della legislatura del centrodestra, ma se ne parlava da tanto altro tempo. Diciamo, per quanto riguarda già dal Lombardi aveva messo la tassa di scopo, certo, per rifare, ecco, certo, la scuola, e consideri, poi ci sono state varie che io l'ho vissuto questa esperienza in prima persona, perché allora insegnavo presso la scuola elementare di Bastia Umbra e facevo parte del consiglio di circolo, certo. E ci fu un consiglio molto duro, vivace, forte, e io fui una di quelle che mi opposi tenacemente al fatto che le classi di 25 aprile fossero relegate sull'ultimo piano del centro commerciale. Sì, sì, la storia dice che la storia fu un momento di crisi, quindi si intervenì in modo risolutivo. Bene. Ma io vorrei parlare l'ultima cosa sui rioni. I rioni non è vero che sono una situazione difficile, è normale, anche qui ci vuole del tempo, però dopo 40 anni siamo riusciti a dare noi la sede definitiva a 3 su 4, e quindi non è poco. No, non è poco, ma c'è ancora tanto da lavorare. Certo, insomma, questo come per tutte le cose, però le dicevo, quello che sento adesso è più in continuità, a sostegno di quello che ha realizzato l'amministrazione, che non qualcosa di oppositivo. Bene. Professor Raspa. Beh, non mi sembra proprio che sia un encomio all'amministrazione, altrimenti, cara Laura, noi possiamo anche, come dire, trasfinire la serata in un'altra dimensione. Quando parlavo della scuola facevo riferimento, i dati, se ce l'ho me li tengo, facevo riferimento che forse ve ne siete dimenticate due, perché credo che sia a Cipresso che a Bastiola ci siate state come ci sono stato io. Bene, allora se ci siete state e avete ascoltato e non fatto finta di ascoltare la gente, ecco, vi accorgerete che comunque questa scelta che è stata fatta di portare Cipresso e Bastiola alla mitico 25 aprile di fatto non è che sia stata così condivisa. A 25 aprile, quando io ero dirigente scolastico della scuola media, doveva nascere subito, appena costituitasi la nuova scuola, l'istituto comprensivo Bastia 2, quindi la parte della scuola media doveva andare direttamente a 25 aprile. Poi evidentemente, non so per quale motivo, avete cambiato idea, avete lasciato Cipresso e Bastiola nelle condizioni in cui sono, per cui è chiaro che adesso Cipresso e Bastiola debbano andare a 25 aprile, ma avete scontentato due frazioni, anzi due quartieri, e nello stesso tempo avete lasciato irrisolto il problema del sovraffollamento della scuola media. Quindi questa continuità, questo elogio, dopo le cose che avete fatto sulle scuole nessuno ve le misconosce, però di fatto, attenzione a elogiarsi troppo sulla politica scolastica, perché di fatto avete scontentato due quartieri e avete lasciato irrisolto il problema della scuola media. Dopodiché gli stralci o non so che cosa, campa, campa,
cavallo, intanto la scuola media è in quelle condizioni. Questo per ribattere rispetto alla questione della delle scuole. Per quanto riguarda gli elementi di discontinuità, cara Laura, noi dovremmo cercare qualche elemento di discontinuità, perché se no qui tutto va bene, viva Madama la Marchesa, chi ha fatto tanto, chi ha fatto poco, chi ha fatto per un po', chi poi ha interrotto, chi si arroga il merito di certe cose, ma non mi pare che sia così, perché altrimenti non staremmo qui a discuterle e soprattutto non saremmo qui a registrare una serie di punti programmatici che di fatto contrastano un po' questo tipo di impostazione, che o è stata fatta male o non è stata fatta per niente o è stata fatta poco. Questo è la sintesi delle operazioni di questi 10 anni. Allora, il grido di allarme che mi ha fatto, come dire, come si dice in maniera nobile, scendere o salire in campo, era un grido di allarme che di fatto sollecitava un intervento da parte di una candidatura per cercare di rivitalizzare una situazione che invece, dal nostro punto di vista, ma non dal nostro punto di vista ideologico, dal nostro punto di vista dell'ascolto e della registrazione dei fatti, ci sembrano invece piuttosto questioni piuttosto problematiche. Allora, vogliamo parlare di sociale? E sarà ora che rimettiamo in pista un assessore ai servizi sociali togliendo la delega al sindaco? Vogliamo parlare dei quartieri? Forse qualcuno ha letto anche prima. Vogliamo dare una delega ai quartieri? Credo che la prima idea su questo sia stata proprio la nostra. Vogliamo dare una delega ai quartieri? Magari questa sì, affidata al sindaco, scorporandolo dalla delega dell'assessorato ai servizi sociali? Vogliamo fare queste operazioni? Ma soprattutto, vogliamo dare a Bastia una boccata d'aria? Vogliamo dare a Bastia una boccata d'aria che significa una sinergia con Assisi, patrimonio dell'UNESCO? Noi abbiamo Assisi a 2-3 chilometri, è un peccato trascurare queste possibilità che potremmo avere di entrare in sinergia con Assisi, che sprigiona risorse molto più di Bastia. Poi vogliamo prendere una boccata d'aria? Vogliamo parlare di Europa? Noi veniamo una serata, l'altro ieri, in cui abbiamo parlato di portare l'Europa a Bastia, di costruire una dimensione europea a partire dalle scuole, una dimensione europea dei cittadini, di cogliere tutti i benefici e le opportunità che nascono dall'Europa, che non sono soltanto i famigerati fondi europei, che a mio avviso in questi anni sono stati largamente trascurati, ma significa attivare tutta una serie di opportunità che abbiamo messo a fuoco proprio 2 sere fa, tutta una serie di opportunità e di benefici per i nostri giovani, per la nostra cultura, anche in questo caso, proprio di apertura verso l'Europa. Bastia in questi anni, dal nostro punto di vista, che non è, ripeto, ideologico, ma è un riscontro di fatto, è stata chiusa, è stata autoreferenziale, si sono rincorse situazioni anche personali che non ci sono piaciute, si è creduto poco nelle persone, sono state allontanate dalla giunta, mi pare, 7 persone in 10 anni. Allora, queste sono le discontinuità rispetto ad un panorama che sembrerebbe idilliaco. Di idilliaco in questo momento non c'è assolutamente niente. Allora, Raspa ha strabordato, come dire, i tempi. Allora, io vorrei continuare con la replica, se prendete appunti. Eravamo appunto partiti dalla scuola, ci siamo un po' persi. Raspa, 5 minuti, scrivo i tempi, scusate, se no poi andiamo 6 minuti, quindi dobbiamo recuperare, magari recuperiamo dopo. E volevo chiedere... Noi del Movimento 5 Stelle non ce la suoniamo e nemmeno ce la cantiamo, quindi io sarò molto più breve e dico innanzitutto che, per quanto riguarda l'Europa, l'ultimo degli argomenti che citava il professor Raspa, atteso che i fondi europei sono di tipo diretto ed indiretto. Allora, i fondi diretti vengono erogati direttamente dalla Commissione europea
e è necessario avere persone esperte di fondi europei che sono in grado di leggere, scrivere, capire, interpretare i bandi e conseguentemente partecipare alle gare. Noi l'8 marzo scorso abbiamo avuto qui con noi un esperto in materia, che è il dottor Andrea Boffi, il quale ci ha spiegato appunto queste cose, mentre i fondi indiretti, guarda caso, sono sempre andati agli amici degli amici, perché passano per la regione, passano per gli enti locali, e qui mi taccio perché penso che sia sufficiente e ci siamo capiti. Poi invece mi sembra utilissimo parlare di quello che secondo noi è un volano economico non solo per la città di Bastia ma per tutta la regione. Il polo fieristico di Bastia Umbra non ce n'è un altro nel centro Italia uguale. Dobbiamo arrivare fino a Bologna, perché se pensiamo alla Fiera di Roma bisogna attraversare tutto il raccordo e arrivare quasi all'aeroporto di Fiumicino. Sì, la Fiera di Roma è anche in crisi, diciamocelo pure. Mentre Bologna macina continuamente. Poi è chiaro, parlando di Verona, addirittura ancora più su. Ma nel centro Italia un polo fieristico come Bastia non c'è. Non c'è. Noi abbiamo vicino l'aeroporto San Francesco, che attraverso l'incentivazione, la valorizzazione e soprattutto l'aumento delle iniziative fieristiche e culturali all'interno del polo fieristico di Bastia potrebbe chiaramente avere come valore aggiunto la possibilità di essere ulteriormente sviluppato con nuove tratte, con un aumento di passeggeri, perché è evidente che il nostro territorio si sposa benissimo anche ad essere un punto di collegamento con la vicinissima Assisi, come diceva appunto Raspa. Per carità, lo sposiamo questo, visto che è una città che non è solo patrimonio dell'UNESCO, ma è sicuramente il simbolo maggiormente conosciuto, almeno per quanto riguarda insomma il nostro territorio regionale. Poi mi sembra altrettanto importante ricordare che noi vogliamo, come dicevo prima, portare i cittadini all'interno del Consiglio Comunale, perché abbiamo intenzione, uno, di creare la giornata del cittadino divisa a seconda degli assessorati, in modo che i cittadini possano portare le loro istanze all'assessore e la giunta li ascolti, canali di comunicazione diretti con l'amministrazione. E un altro punto fondamentale, non solo la mailing list che consente a tutti i cittadini di essere a conoscenza di quelle che sono le scelte, perché altrimenti continuiamo sempre con così è se vi pare, e allora voglio dire tutto cambia perché nulla cambi, mentre è importante che i cittadini incidano e che siano ascoltati, perché se stai bene tu, sto bene anch'io, certo, non se stai bene, se sto bene io che mi importa di quegli altri. E soprattutto, fatto ulteriormente importantissimo secondo noi, è che quello che rappresenta l'opportunità della cultura debba passare necessariamente appunto per la creazione di iniziative, di un calendario che si sposi al fine di dare a tutti pari opportunità, tutti i 21.784 cittadini di Bastia, dal più piccolo al più anziano. Bene, bene, bene. A questo punto, a 4 minuti e 1, io vorrei entrare nel vivo, se non ci siamo già entrati, vogliamo parlare della continuità e della discontinuità? Vogliamo parlare della continuità? No, mi sento veramente, no, anche il dovere forte, no, di chiarire un aspetto che Lucio in qualche modo ha evidenziato. Abbiamo due candidati di un'area di centrodestra, quindi è chiaro che non è stato tutto rose e fiori. Io sono entrata all'interno dell'attività amministrativa convinta di lavorare per la città e per il bene della città, guardando una Bastia che negli ultimi 20 anni chiaramente è cresciuta in modo vorticoso, in un contesto dove probabilmente la politica nazionale, la politica di questo paese è stata la politica del mattone, e sicuramente Bastia ha seguito in qualche modo lo stesso andamento. E quindi io pensavo a mettere in campo delle azioni che in qualche modo riguardassero un po', no, come riorganizzare Bastia alla luce di tutte le trasformazioni avvenute. Qui
mi sono trovata in assoluta contrapposizione con quello che è stata la gestione del mio collega, soprattutto per quanto riguarda l'urbanistica, perché noi non siamo riusciti a portare avanti in 8 anni il nuovo PRG, attraverso il quale noi avremmo potuto dare ai cittadini quelle risposte che meritavano, perché quando si parla del senso unico del via Marzabotto si può risolvere solo se noi realizziamo un parcheggio e se lo prevediamo all'interno del PRG possiamo dare la risposta ai cittadini. Se tanti invece, piani urbanistici, ma insomma, mentre alla fine invece questo andiamo PRG avanti manca con singoli piani urbanistici che non riescono a dare le risposte alla città e che forse non riescono a dare le risposte nemmeno agli imprenditori privati, perché di tanti piani urbanistici approvati ne abbiamo visti partire ben poco. Soprattutto abbiamo messo dentro quelle convenzioni urbanistiche delle opere che erano importanti per la città e io ritengo che l'amministrazione si debba riappropriare di questo ruolo guida in questo momento di difficoltà economica. Quindi non siamo in perfetta continuità, Lucio. Quando parlo di scuole, essendo io l'assessore lavori pubblici, che insieme chiaramente con l'attività amministrativa della Giunta Ansideri, io non rinnego la mia provenienza, ma devo dire che è stato fatto veramente un lavoro importante e nel confronto con i genitori Cipresso Bastiola, quello che riscontravo era l'esigenza di avere per i propri figli una scuola sicura. E non è possibile, perché non è facile coniugare, cioè le cose non si fanno con le chiacchiere, si fanno con i progetti e con le risorse. La scuola di 25 aprile comunque è in grado di dare una risposta, non è sufficiente. C'è la previsione a scuola media che dal mio punto di vista la vedo in questo momento difficilmente realizzabile, perché la capacità di spesa del Comune di Bastia in questo momento supporta. Comunque deve assorbire i due grandi investimenti che sono appunto quello della scuola e quello della ristrutturazione dell'edificio comunale, due interventi che insieme valgono circa 8 milioni di euro. Sì. Quello che invece potrà essere portato avanti è la realizzazione della nuova palestra, che potrà dare una risposta alle tante richieste di spazi sportivi, perché lì c'è un finanziamento in bilico di circa 1 milione 300 mila euro, un finanziamento che era stato assegnato per la scuola di 25 aprile e pensate come funzionano le regole imposte dal governo centrale, siccome l'amministrazione di Bastia non ha aspettato, quindi ha portato avanti l'investimento attraverso le proprie forze del bilancio comunale, questo contributo non ci è stato più corrisposto. Siete stati puniti in qualche modo? Sì, in qualche modo, diciamo così, ed è assurdo, controsenso, ma ed è assurdo, successo, perché è assurdo, se uno, cioè quel contributo era finalizzato alla realizzazione dell'edificio scolastico e questo poi ci avrebbe consentito magari di investire in altre situazioni, no? Magari benissimo. In strade, infrastrutture, eccetera. Io la interrompo perché dobbiamo in qualche modo concludere. Mi collegherei, approfondirei il discorso mattone, insomma questa Bastia che cresce poco, questo piano regolatore non c'è, ma ci sono queste aree, state approvando l'area PIC, ci sono, insomma ultimamente in consiglio comunale, ho detto state, ma insomma da gennaio non c'è, dottoressa Gli Risposti, che succede con queste aree così che insomma... Non lo tanti so. Bei progetti, ma verranno alla luce? Per quanto riguarda i piani urbanistici, è chiaro che dipenderanno dall'attuatore, dipenderanno dalla situazione economica del momento. Io ho fatto presente già da alcuni anni che il settore edilizio è in crisi, io ho gestito per tanti anni un'azienda che è proprio inerente al settore edilizia e so bene che il mercato di riferimento è crollato di circa un 50% a partire dal 2010-2011, sì, quindi certo. È chiaro che se non c'è convenienza economica sarà difficile che questi piani vengano avanti e mi sembra veramente assurdo e fuori luogo volerli portare avanti a tutti i costi, come per esempio il progetto della Piazza del Mercato che è stato approvato recentemente dal Consiglio Comunale, che vede nella parte, secondo me, forse più importante della città, la previsione della realizzazione, addirittura mi sembra aver capito, di un centro logistico.
che dal mio punto di vista non è quello che vogliono i cittadini in quell'area. Quella che è, vogliono i cittadini in quell'area? Credo che i cittadini vogliano una città veramente riqualificata, più bella, vogliono degli spazi per loro, vogliono una città a misura d'uomo. Basta cemento, sono tanto criticati, vogliono i palazzi social housing, poi faremo questa domanda. Vogliono le infrastrutture, quartiere 25 aprile vuole il collegamento con la Riviera Asca, è mia intenzione portare avanti la progettazione del ponte carrabile, anche se anche questo è contenuto dentro una convenzione urbanistica, quindi è mia intenzione togliere dalle convenzioni urbanistiche nel momento in cui io mi rendo conto che non potranno partire e riportarle dentro l'attuazione diretta da parte dell'amministrazione. Polemiche sul social housing? Ma polemiche su social housing, io credo che l'intervento che si sta realizzando è un intervento di qualità, non è l'edilizia sociale che siamo abituati in qualche modo ad immaginare, e quindi da questo punto di vista non lo reputo un cattivo intervento. Certo è che forse da un punto di vista quantitativo, no, poteva essere gestito in modo diverso, perché comunque 120 appartamenti per Bastia sono abbastanza. Questo social housing in qualche modo è stato, come posso dire, caldeggiato da questa amministrazione, perché è lo strumento attraverso cui poi si sarebbe arrivati alla realizzazione del sottopasso, no? Quindi ecco, diciamo, è questo legame che in qualche modo che però non abbiamo ancora visto. Il sottopasso non l'abbiamo visto perché i tempi in qualche modo si sono allungati, il nuovo PAIS c'è da realizzare il argine e quindi la strada si è molto allungata. E allora io dico che nel momento in cui saremo resi conto che forse la difficoltà economica del settore edilizio avrebbe sicuramente messo in difficoltà la realizzazione delle opere importanti per la città, forse avremmo dovuto pensare di cambiare strada e perseguire, no? Un'altra via per raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo prefissati. Professoressa Lungarotti, riprendo dal sottopasso, il suo perché in effetti non è un problema, non è un problema di soldi. Il sottopasso è finanziato, è un problema di tempi e di autorizzazioni, ma non sono problemi nostri, sono problemi della regione per quanto riguarda proprio la messa in sicurezza degli argini, perché noi come amministrazione nel 2016 avevamo approvato il sottopasso. Pertanto, se di problematiche si debba parlare, in questo caso noi parliamo solo in termini da prima del 2016, professoressa. In termini di, ecco, io non c'ero allora, però bene o male comunque mi sento di dover studiare un po' tutto quello che è il trascorso e il passato, e certamente non è un problema di soldi. E questo per dire che cosa? Che il recupero di certe aree, premesso che non sono pubbliche ma sono private, sono fondamentali per Bastia. Insomma, il sottopasso è pubblico. È pubblico, lei dice, ma io le dico l'area è, ma certo, là il sottopasso, ma io sto dicendo altre aree, l'ex mattatoio, l'area ex PIC, e ho spiegato che lì non è un problema determinato dall'impossibilità economica. Quindi penso di essere stata abbastanza chiara, anzi credo del tutto chiara. Le altre aree, è fondamentale che queste aree finalmente vengano recuperate, venga ridata una bella dignità a Bastia. L'ex area del mattatoio è stata disegnata da Pellegrini, l'architetto che è stato designato quale ambasciatore del design nel mondo. Quindi non parliamo di qualcosa di poco valore. Ne parliamo comunque di un qualcosa che avrà anche lì il recupero dell'ex mattatoio come area della, come casa della cultura. Porteremo la biblioteca, questa qua, la trasporteremo di là, nell'ex mattatoio. Sarà un'agora anche lì.
sarà la possibilità comunque di avere quei contatti e quella socializzazione che non è solo prerogativa della piazza. La piazza è un aspetto, è fondamentale, ma non è l'unico problema di Bastia. Ci sono anche altre realtà che vanno assolutamente valorizzate. Quindi vedere finalmente quello che per anni è stato oggetto di discussione, perché solo l'ex area Mattatoio 40 anni, sì, abbondanti. Ecco, abbondanti. Lei capisce che per noi è una grande soddisfazione, ma lo deve essere per tutti i cittadini e le cittadine di Bastia, perché è una soddisfazione avere finalmente recuperate quelle aree che sono proprio di impatto, no? Nell'ingresso per la città, verso la città. Torno un minutino al discorso delle scuole. Lucio sa molto bene che il problema del portare tutte e tre i plessi, quindi Bastiola, Cipresso e 25 Aprile in un unico plesso, chiamiamolo così, viene determinato anche dal discorso degli organici. Quest'anno noi non abbiamo avuto una prima classe molto a 25 grave. Aprile, mentre per il 2019-2020 abbiamo già 26, credo, se non 28 iscrizioni al tempo pieno, quando invece faticavamo enormemente a salvaguardare quindi le classi, certo, la costituzione delle classi in quei plessi, perché l'organico non si divide per plesso ma per circolo. Per circolo. E questo potrebbe essere una salvaguardia. Quindi, come vorrei dire, per i servizi sociali, il nostro comune investe il 10% del suo bilancio nei servizi sociali, anche se in carica al sindaco non significa che non ha qualità. Le dirò, abbiamo fatto tante cose, abbiamo aperto anche il punto d'ascolto, il piedibus, abbiamo la ludoteca, ma per gli anziani, comunque abbiamo il 10% impegnato per il sociale e credo che questo non sia poco. Pertanto va migliorato come tutte le cose, ma io credo che c'è già una bella spinta, c'è verso questa base, prospettiva, dice, di miglioramento ulteriore. 5 minuti. Allora, siamo quasi alla fine e ancora non abbiamo capito se è continuità o discontinuità, perché, cara Katia, io ancora non è che mi posso fare ammenda della mia intelligenza, ma insomma... A 2 minuti per devi recuperare i 6 minuti di prima. Che comunque credo che non si è ancora capito. Nel caso nostro si tratta di discontinuità. Allora, la mancanza del piano regolatore generale, che è venduto come una cosa, diciamo, beh, siccome non ci abbiamo quella, dobbiamo recuperare tutta sta roba. Qui... c'è un peccato, come dire, di origine. Perché manca il piano regolatore generale? Che fine ha fatto l'Urban Lab, a cui io ho partecipato con 3 audizioni allora, quando erano aperte le audizioni? È chiaro che mancando il piano generale sono tutte operazioni, come dire, parcellizzate, separate, non hanno, lo ripeto ancora, una visione d'insieme. E allora... tutte le operazioni che vengono fatte di recupero di per sé, non essendo collegate e non entrando in un piano organico di piano regolatore generale, è chiaro che si prestano a critiche, a cementificazioni. In questi giorni abbiamo assistito a stracci che sono volati da una parte all'altra delle due coalizioni di centrodestra proprio sulla faccenda della cementificazione. Allora, io vengo da ragazzino da un'idea che si diceva che l'allora sinistra di Bastia aveva cementificato troppo, ma qui al confronto era uno scherzo. Allora, c'è una ricerca che ci dice che cultura, mobilità e ambiente, quindi verde, sono le condizioni minime per il benessere del cosiddetto cittadino. Ecco, allora, cultura un po' ne abbiamo parlato, mobilità non ne abbiamo parlato perché comunque avremo delle cose da dire, ma ambiente, qui il verde è distrutto, social housing, vedremo quando arriveremo in che condizioni è, ma noi lì dobbiamo modificare tante cose e lo sanno tutti i cittadini di Bastia che il social housing è uno, diciamo, scandalo, che ha un impatto che assolutamente, no, e questo lo dobbiamo dire perché chiunque passa lì dentro, lì sotto, lo dice, lo dobbiamo dire.
avete un microfono, intervistate le persone e sentite che cosa vi dicono sulle famigerate cinque palazzine. L'estetica, allora, come si potrebbe recuperare questo scempio che è stato fatto? Si potrebbero recuperare vedendo le situazioni come le erediteremo e nel frattempo provare a, a riconvertire per uso sociale, perché a noi interessa l'housing, l'abitazione, ma ci interessa anche il social, certo, cioè le condizioni per poter vivere in, quella, in quello scempio urbanistico. Ok. Beh, va da sé che social housing è una bella parola in inglese per definire ciò che è abitare sociale. Atteso che il piano che è stato approvato di recente francamente ha dei parametri un po' buffi, un po' strani. Quali, dottoressa Servi? Beh, i 60.000 euro di reddito, che mi sembra chiaramente di aver letto nella bozza, ora non so se c'è stata una variazione, comunque questo lo vedremo, lo studieremo, perché è evidente che andremo a fare un'attenta analisi di ciò che è stato lasciato in eredità, perché la politica dei costi-benefici per noi è un faro che ci guida, che ne dica qualcuno che è, diciamo così, si è permesso di aderire allo sport nazionale di dileggiare il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Comunque, per quanto riguarda il social housing, appunto dicevo, i parametri non sono quelli di abitare sociale, questo è evidente, nella stessa misura in cui tutta l'area che c'è dietro è all'asta. Quindi di che morte deve morire, come si suol dire? Cioè, non sappiamo. Nella stessa misura in cui tutte queste iniziative di questo fantomatico piano regolatore generale, che per noi deve essere anch'esso partecipato con i cittadini, perché io devo chiedere se effettivamente sto usando bene i soldi di tutti. La res pubblica è cosa di tutti. Quindi non posso permettermi di dire si fa così se ti sta bene, bene, altrimenti arrangiati. Questo è imprescindibile. Nella stessa misura in cui la biblioteca non è solo quattro mura con i libri dentro, perché nel mondo attuale con un click le informazioni sono accessibili in un battibaleno. Quindi si tratta di attivare iniziative che facciano avvicinare i giovani, facciano avvicinare non solo i giovani ma anche le persone più anziane. Lo scambio intergenerazionale deve essere un altro progetto che deve essere implementato, perché il sapere di chi c'è stato prima di noi deve essere trasmesso alle generazioni future. Quindi noi siamo per le scuole aperte, ad esempio ai mestieri, ad esempio alle lingue straniere, perché io vi posso citare decine e decine di figli che vanno nelle scuole che non sono capaci di mettere insieme soggetto, verbo e complemento in inglese. Certo. E ve lo dico con cognizione di causa, 2 minuti e 37, quindi non credo di aver sforato. No, no, assolutamente, continui, ma ecco, volevo farle un'altra domanda sempre in rete. Prego, questo, prego, ma continui pure, continui pure. No, dicevo, parimenti che per quanto ci riguarda, il cemento zero non è solo così una bella parolina, significa veramente fare in modo che ciò che esiste sia opportunamente riqualificato. Perché, tornando al discorso delle cinque palazzine, ma con 300 immobili sfitti a Bastia, io ho davanti a me un dirimpettaio che sono 2 anni che cerca di vendere una casa che esiste lì da 10 anni e non trova veramente neanche se si mette col cappello in mano, in buona sostanza. Quindi francamente di questi nuovi 105 appartamenti se ne può fare anche a meno. E nella zona del mattatoio o piazza del mercato, che ci vogliamo fare? Altri palazzi? Un altro centro commerciale? Ma cui prodest? Cioè, voglio dire, a chi serve? E poi va da sé che torniamo sempre al solito discorso, e cioè che le persone non vengono interpellate, non sono al centro dell'azione dell'amministrazione. Prego, la mi domanda. Mi collego 3 minuti e 55, io le lascio la parola se per voi va bene, perché vorrei cambiare giro e parlare un po' dei rifiuti, se è possibile, perché nei vostri programmi c'è anche una, volete un po' rivedere, perché insomma nel programma del 5 Stelle
si parla innanzitutto di ambiente, rifiuti, acqua, quindi volevo in qualche modo che lei ci spiegasse perché all'inizio del programma del 5 Stelle c'è l'ambiente e rifiuti. Perché una delle nostre stelle è l'acqua pubblica. Noi infatti vogliamo fare in modo che l'acqua sia di nuovo un servizio reso pubblico. Punto. Per quanto riguarda l'ambiente, siamo altresì convinti che se non ci occupiamo del nostro pianeta seriamente, anche con lezioni di ambientalismo pratico nelle scuole a cura delle associazioni e con una vera politica virtuosa che insegni quanto sia importante anche, ad esempio, io l'ho citato nel mio discorso di presentazione, cioè io ero una bambina di 4-5 anni e si faceva la raccolta differenziata del vetro a seconda dei colori, che ovviamente se la dici qui a qualcuno sembra che gli parli di una stranezza, di una fantasia irrealizzabile. E invece no, si può e si deve fare, perché attraverso questa politica di incentivazione delle buone pratiche, good practices, noi abbiamo veramente l'opportunità di incidere personalmente in quello che è il nostro futuro, perché ad esempio i pannolini lavabili, no? Ma pensate un po' a quanto costano i pannolini usa e getta, sono un costo esorbitante per le famiglie. Noi, eccole, le famiglie che hanno bambini piccoli, no? Ma quanto pagano per i pannolini usa e getta? Quindi noi vogliamo, per esempio, appunto, incentivare l'uso dei pannolini lavabili, perché come l'hanno fatto i nostri genitori che appendevano i sorrisi sui figli. Come lo propone Cittadini Bastioli, dottoressa? Esattamente in questa maniera, e cioè fare in modo che il loro uso virtuoso delle cose, virgolette, antiche, consenta di avere una premialità sullo sconto della Tari, perché se io vengo a pagare di meno va da sé che quindi imparo a far meglio sconto, e soprattutto perché per me sono importanti i bambini, cioè pensate per esempio i pannolini usa e getta, l'arrossamento, no? Che non è chiaro, tema stranissimo, è una cosa molto terra terra. Ma certo, ma è perché viviamo anche di questo. Siamo a 6 minuti e 45 meno 3,55. Io a questo punto certo, ho dato la parola appunto alla dottoressa Servi, che se l'è giocata in questo modo. Sui rifiuti per Bastia, fatemi prendere i tempi, perché allora, ho scritto ieri, tutto a zero a non via, so, e cerchiamo di stringere. Provo a essere sintetico. Di meno. L'altro vai. Ieri il CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani Piccole e Medie Imprese, ha inviato a tutti i candidati sindaci una nota di una decina di pagine, invitandoci ad alcune considerazioni. Premesso che noi abbiamo fatto il confronto con il nostro programma e ci ritroviamo su molti punti, non a caso la nostra lista imprese e sviluppo è proprio costituita da questi soggetti. Ma a parte questo, a un certo punto, tra le varie cose, ci invita a rivedere completamente lo smaltimento dei rifiuti. Ora, credo questo è l'invito, con tutto il rispetto, del CNA, però andando in giro noi sentiamo grosse difficoltà nella impostazione, sia per quanto riguarda la tariffa, che mi pare recentemente è stata anche aumentata, sia per quanto riguarda l'efficacia della soluzione presa. Allora noi, in estrema sintesi, vorremmo, primo, istituire un osservatorio civico per vedere come funziona il ciclo dei rifiuti, verificare il contratto in essere con GEST Geseno, perché comunque esiste, al fine di migliorare il rapporto tariffa-servizio. Ma soprattutto vogliamo impostare, e lo faremo attraverso un convegno che pensiamo di fare a Bastia, la cosiddetta economia circolare, che è un po' quello che diceva la candidata delle 5 Stelle, cioè un uso dei rifiuti, un ciclo di rifiuti che possa ottimizzare loro riuso come indifferenziato e che possa modificare la tariffa, che a quel punto non è più a metro quadrato ma diventa una tariffa sul più differenzi e meno paghi. Sono tutta molto bene. Sono esperienze che si hanno soprattutto in alcuni comuni del nord, soprattutto del Veneto ma anche del Piemonte, che noi stiamo studiando. Quindi noi, e anche l'Emilia Romagna. Bene.
appena noi avessimo visto il contratto in essere, capito che cosa potremmo fare, noi è nostra intenzione modificare completamente la gestione dei rifiuti solidi urbani. Bene, professoressa. Sì. Indubbiamente l'aumento c'è stato e questo l'abbiamo trattato al Consiglio Comunale, ma mai quanto quello di altri comuni. Certo è che Bastia, anche su questo sinceramente devo dire che ha lavorato in questi anni, ma ha lavorato in maniera molto intelligente, perché innanzitutto Bastia è il secondo comune della regione per qualità della raccolta differenziata, il cosiddetto quindi comune riciclone. E questo la dice lunga, perché non è facile promuovere quella cultura della raccolta differenziata, lo vediamo nel nostro piccolo, e quindi avere già questa posizione ci onora ampiamente. Ma non solo, noi siamo entrati nella cosiddetta Tari puntuale. Che cosa significa? Che le metteremo poi a regime in quest'anno, che indubbiamente si pagherà in base alla qualità della raccolta, diciamo, verrà premiato colui che saprà raccogliere in una maniera più decisamente corretta la differenziata. Ma non solo, noi abbiamo già aperto una ecoisola, ma ne apriremo delle altre e miglioreremo il servizio. Certamente però questo servizio ci onora, come le dicevo prima, perché tra l'altro le nostre scuole partecipano da tempo ai progetti di raccolta della differenziata, quest'anno la plastica, l'anno scorso la carta, anche l'anno scorso la plastica, tre anni fa la carta, quindi con un impegno non da poco notevole. Ma non solo, per noi ambiente non è solo questo, non è il discorso solo dei rifiuti della raccolta differenziata, per noi la promozione certamente di quello che è una anche qui cultura dell'ambiente, cioè il fatto di questa dimensione, di questo spazio vitale che noi vogliamo promuovere anche con la costituzione di una giornata ecologica. Proprio la 20 secondi. Quindi anche delle isole pedonali, lavorare certo con le associazioni per promuovere comunque questo rispetto dell'ambiente e certamente essere attenti anche al nostro verde pubblico, che certamente necessita, come tutte le cose, come dicevo prima, di una costante quindi cura, attenzione e anche di una necessaria certamente recupero dal punto di vista del benessere del cittadino. Degli esposti, poi ultima domanda sulla sicurezza. Sì, prego. Parliamo di rifiuti, certo. Quello che posso dire è che in questi anni si è lavorato abbastanza e credo anche abbastanza bene per la diffusione della cultura della raccolta differenziata. Io stesso ormai mi ritrovo quasi in modo automatico a separare i rifiuti. È chiaro che dobbiamo proseguire in questa direzione e dobbiamo andare verso il raggiungimento di quello che teoricamente è chiamato produzione rifiuti zero, ma questo grazie anche delle attività che devono essere messe in pista non solo dai consumatori ma anche dai produttori. Ultimamente credo che in ambito comunità europea sia stata approvata proprio una risoluzione che prevede a partire credo dal 2020la non possibilità di utilizzare certi contenitori in alcune situazioni come per esempio bicchieri di plastica, quindi da una parte è necessario anche questo tipo di intervento. Per quanto riguarda la nostra situazione territoriale, io per dire non sono assolutamente d'accordo per l'attivazione della tariffazione puntuale, perché quello che ha prodotto l'aumento della tariffa è proprio l'introduzione di questo nuovo servizio che poi in realtà al cittadino non porta nessun vantaggio economico, nel senso che anche il cittadino più virtuoso avrebbe sulla sua bolletta una riduzione di costi irrisoria, quindi da questo punto di vista mi sembra quasi una sorta di presa in giro. Quello che invece secondo me noi dobbiamo fare è un'attività che deve essere fatta non tanto in ambito comunale ma soprattutto presso l'Auri, presso
l'autorità d'ambito che in qualche modo gestisce la questione rifiuti e rispetto al quale dobbiamo pretendere maggiore efficienza rispetto alla gestione del servizio, perché ci vengono addebitati dei costi per l'espletamento di alcuni servizi che sono assolutamente fuori mercato, quindi bene, non si capisce perché, no, nella gestione di certe attività è vero che le finalità pubbliche sono importanti, ma l'efficienza, no, nel gestire certe attività non si capisce perché debbono essere molto diverse da quelle che poi riscontriamo nell'attività privata. Quindi secondo me, per poter ragionare su una diminuzione della tariffa, è necessario agire in un ambito superiore rispetto a quello comunale. Bene, a questo punto, visto che a lei il microfono, io farei, perché siamo proprio a due ore di trasmissione, stringiamo e parliamo di sicurezza, e lo facciamo proprio partendo da lei, visto che la Lega, come dire, in questo momento è il cavallo di battaglia, e quindi è stata approvata la legge sulla difesa personale, credo. Un momento importante che io condivido, perché in anni di eccessivo garantismo eravamo arrivati al punto in cui, se uno sta tranquillamente seduto a casa sua e qualcuno in qualche modo invade la tua privacy, magari cerca anche di molestarti, se tu ti difendi forse dalla parte del torto ci passi tu. Ma adesso, al di là di questa considerazione personale, il nostro territorio sente l'esigenza di maggior sicurezza, anche se i dati che vengono forniti dalle forze dell'ordine indicano una costante diminuzione dei reati, di microcriminalità. Questo probabilmente, no, è anche causato da un disagio che comunque l'effetto immigrazione ha creato, non che ne sia colpevole, ma sicuramente da un punto di vista, no, della reazione emotiva probabilmente porta a questo. Comunque, noi abbiamo avuto un corpo di polizia locale che negli ultimi anni è stato continuamente decrementato nel suo numero di addetti. Ho visto una determina dell'amministrazione di Bastia Umbra che proprio ieri ha assunto nel proprio organico una segretaria del sindaco a 3 anni dal mandato di scadenza, e in questi anni magari non si è pensato di rafforzare un corpo di polizia locale che invece aveva necessità di essere implementato proprio per garantire un maggior pattugliamento del territorio, per dare riscontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. E quindi cosa propone? Ma noi proponiamo innanzitutto l'attivazione del controllo di bacino. Pensava di, nel programma, se non sbaglio, c'è quella di aumentare appunto il numero di vigili anche con i contratti a tempo indeterminato. Esatto, sfruttando le risorse che in qualche modo verranno messe a disposizione dal governo centrale, cercare di intervenire anche con assunzione a tempo determinato per cercare di garantire il maggior pattugliamento del territorio, andare con maggior sinergia a lavorare insieme alle altre forze dell'ordine, mettere a sistema il nostro impianto di videosorveglianza con le forze dell'ordine. Noi abbiamo oggi sul territorio 50 telecamere, credo, certo, che sia un risultato importante per il nostro, sì, territorio, ma non basta. Abbiamo un sistema di videosorveglianza passiva, e quindi passiva significa che non c'è una sala di controllo dove un operatore controlla l'immagine delle telecamere, ma dobbiamo invece lavorare per fare in modo che la nostra centrale operativa venga collegata alle forze dell'ordine, che in modo autonomo possono acquisire le immagini che, esatto, possono essere importanti in fase di indagine. Il controllo di vicinato è un'altra attività che, se i cittadini vorranno, può dare un risultato importante in termini di prevenzione di atti di vandalismo e di microcriminalità. Un altro progetto che vogliamo portare avanti è anche quello delle scuole sicure, quindi introdurre la videosorveglianza negli edifici scolastici, particolare riferimento soprattutto alla scuola media, per prevenire il consumo e lo spaccio di stupefacenti, che sappiamo bene essere un fenomeno a Bastia, da arginare anche a Bastia. Assolutamente. L'età media degli utilizzatori di sostanze 12-13 anni. Esatto. Si è molto abbassato, questa è una cosa gravissima. Professoressa Lungarotti, lei che ha calcato e ha salito, sì, le scale della Colomba, sì, Antonietti, sentire questi discorsi di droga fa venire un po' la pelle d'oca qua a Bastia Umbra. Ma è dappertutto comunque.
soprattutto qua in una città così piccola. Questo comunque è un fenomeno oramai dilagante. Bene, la sicurezza, Per quanto mi riguarda, partirei proprio dal controllo di vicinato, ma noi già abbiamo un progetto, siamo già nel progetto presentato dalla prefettura, quindi lo stiamo organizzando, ma comunque già a questo punto l'abbiamo raggiunto. L'altro, il discorso delle videocamere, il video telecamere, quelle sì, perché in effetti abbiamo dei problemi ancora di numero, diciamo, di il territorio non è tutto nel territorio coperto, non è tutto coperto, e poi quelle che abbiamo forse necessitano di essere un pochino più funzionare, ecco, in maniera migliore, ma anche questo si realizzerà poi e si porterà certamente a compimento. L'altro aspetto importante del discorso dell'organico dei vigili urbani è un problema di concorso, non è perché non abbiamo assolutamente la sensibilità nei riguardi di questo corpo di polizia locale, anzi abbiamo messo nel nostro programma che intendiamo aggiungere all'organico esistente altre 5 unità, quindi sappiamo benissimo che è molto importante, ma sappiamo altrettanto che abbiamo necessità di creare collaborazioni e sinergie, pensiamole pure con le agenzie private, perché non è tanto la cultura della repressione che noi a cui puntiamo, ma è quella della prevenzione, quindi avere il personale appositamente preposto, vuoi come polizia locale, vuoi come supporto anche che ci viene dalle agenzie locali, questo significa fare affidamento, no, e sicurezza, tranquillità, che poi progressivamente costruiscono anche l'abitudine, quel senso dei benessere e di rispetto, perché il problema non è solo legato alla sicurezza, ma è anche legato al discorso del rispetto, no? Quindi che passa non solo per le persone, ma pure per i luoghi. Questo professore, è importante promuoverlo. Sì, bene. Professore, grazie mille. Intanto volevo dire che il comune di Ciclone è tale perché comunque ci si lavora anche come senso civico e di impegno dei cittadini, a partire, come ricordavi, dalla scuola, più che da come è impiantato il sistema a Bastia. Questo per tornare al discorso del comune di Ciclone. Beh, sulla sicurezza credo che comunque le cose siano abbastanza similari. Io potrei aggiungerne 2-3 di nuovi. È vero, prevenire e non reprimere, siamo d'accordo, ma certo, una città bella, una città vissuta, una città partecipata, una città illuminata, mettiamoci aggettivi di questo tipo, è chiaro che è un deterrente anche per la sicurezza, questo da un punto di vista, come dire, ideale, chiamiamolo filosofico per certi versi. Questo è già la condizione iniziale. Il potenziamento della polizia locale l'abbiamo detto, attenzione, nelle frazioni che noi andiamo ad ascoltare, sul serio, vogliono distaccamenti se possibile anche semplicemente non con orari da studiare, vorrebbero distaccamenti nelle frazioni di elementi di polizia urbana, questo per aggiungere al quadro. Le telecamere devono funzionare. È inutile avere le telecamere se poi tu stessa hai detto che le centrali non funzionano. Allora, devono essere collegate. Però le telecamere funzionano. Ho capito, però mi pare che ci sia necessità di implementare il servizio. Noi abbiamo messo nel programma, visto che ci sono anche telecamere private, qualcuno prima, mi pare Paola lo ricordava, di costituire proprio un'anagrafe comunale per vedere dove ci sono quelle pubbliche, quelle private, e cercare di implementare magari in certi luoghi più sensibili, più esposti, vicoli, centri storici delle frazioni,
cioè in situazioni più esposte dal punto di vista della microcriminalità, una mappatura tra il pubblico e il privato delle telecamere che funzionino ci potrebbe servire proprio per implementare, soprattutto nei punti sensibili, nelle aree sensibili dei centri storici. Questo mi sento da aggiungere rispetto ad un impianto che mi pare di capire possa essere abbastanza condiviso, se non quello della che diceva Katia, che mi sembra assolutamente da discutere, quello Beh. Dell'uso delle armi, cos'era che dicevi, eccetera, della difesa personale, l'ultima norma, adesso non mi sento io colpevole. Sì, no, però va bene, se ne può discutere. Non finiamo più, chiudiamo con la dottoressa Servi sulla sicurezza, il Movimento 5 Stelle. Al di là del fatto che chiedo scusa per la mia tosse non insistente. Non c'è problema, ma succede, prego. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, nel 2015 noi organizzammo un incontro al Centro San Michele, invitando il capitano Caccetta, per spiegare come funziona il controllo del vicinato e per renderlo fattibile subito, senza se e senza ma. E ci fu risposto da un assessore della giunta che, siccome l'aveva proposto il Movimento 5 Stelle, non si poteva fare. Ecco, a voi le considerazioni? Ovvero, vabbè, no, questo ci hanno detto, punto. Ma mi sembra è così, non è un virgolettato, questo è un dato di fatto. Ci è stato risposto che non si poteva fare perché l'avevamo proposto noi. Adesso, di recente, il Consiglio Comunale ha aderito a questo protocollo promosso dalla prefettura, e ovviamente sempre vedremo come si intenderà implementare questa cosa. Il controllo del vicinato non è una sorta di sceriffo del West a Costano piuttosto che a Cipresso, a Madonna di Campagna o a Spedalicchio. È il vecchio sistema che consente a tutti i vicini, che sono i nostri migliori antifurto, perché semplicemente controllano quello che succede intorno. Bene. Parimenti siamo convinti che bisogna conoscere chi vive a Bastia, quindi noi andremo a controllare residenze ed affitti, perché vogliamo sapere chi ci sta, perché eccetera, perché ci sono stati episodi che sono noti a tutti, accaduti nella zona di 25 aprile, senza andare troppo nel dettaglio. Non possiamo, certo. Ecco, e poi il potenziamento della polizia locale è imprescindibile, questo è evidente, e anche un coordinamento con le forze dell'ordine, perché va da sé che al di là, insomma, della bontà, insomma, della legittima difesa, è evidente che eventuali aumento di pistole e carabine, noi assolutamente non siamo d'accordo, perché sennò veramente andiamo a fare gli sceriffi del West. E poi siamo altresì convinti che quella di cui parlavo prima, cioè la delega assessorile che si occupi di fare da anello di congiunzione con le frazioni, debba necessariamente ascoltare i cittadini per quelle che sono le istanze di sicurezza, di prevenzione. Questo per noi è appunto il tema sicurezza. E per quanto riguarda il discorso del consumo di sostanze stupefacenti, basti pensare semplicemente che magari un giretto a vedere che cos'è una giornata di isolamento prima di andare al tribunale di sorveglianza per vedere se si resta a capanne o fuori ai ragazzini fa molto bene, e ve lo dico perché conosco il tema da vicino. Va bene, a questo punto io direi che, se avete qualche altro argomento, ma penso che abbiamo ampiamente esposto il programma, quindi che dire, vi ringraziamo se avete resistito fino adesso, perché saranno passate almeno 2 ore abbondanti, credo, e non ce ne siamo accorti, perché chiaramente i programmi sono stati tutti ben esposti e molto interessanti, quindi che dire, che vinca il migliore, in bocca al lupo. E ecco, volevo in chiusura ringraziare il Comune di Bastia Umbra, che ha aperto le porte anzi che ci ha dato il permesso di registrare all'interno della biblioteca comunale Alberto La Volpe, Sistema Museo, che invece ci ha aperto le porte. Quindi vi ringraziamo per la vostra pazienza e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, arrivederci, grazie ancora, buonasera. Buonasera, grazie.
Oh,